Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Vuota in Tina Day. Come prima cosa, la mattina metto l'acqua a riscaldare in modo tale che sia tiepida. Taglio un limone e metto il succo di metà limone in un bicchiere, unendolo anche con dello zenzero. Io utilizzo lo zenzero in polvere. Verso poi l'acqua nel bicchiere, mischio tutto con un cucchiaino e lo bevo a stomaco vuoto. Passando poi alla vera e propria colazione, quel giorno ho mangiato un cornetto classico senza latte e uova. A volte lo riscaldo, a volte invece quando vado un pochino più di fretta lo taglio semplicemente in due e lo farcisco con la crema valsoia che avete visto sicuramente anche nel mio video Svuota la spesa. Questa combinazione mi piace veramente tantissimo. Quando ho voglia di dolce la mattina vado sempre sul sicuro con questa colazione. E quindi nulla, me la godo davanti all'albero mentre guardo un po' di televisione o sto al telefono. Ovviamente mi ricordo sempre di riempire anche la mia bottiglietta d'acqua che bevo durante tutto il giorno. A metà mattina non ho avuto particolarmente fame, quindi sono passata direttamente al pranzo. Solitamente però mangio un frutto. Per pranzo ho preparato del riso integrale, dei broccoli semplicemente bolliti e una scatoletta di tonno leggero. Passiamo poi alla merenda. Ho preparato un frullato con questo yogurt da bere senza lattosio al gusto vaniglia cookie, una banana intera, un po' di cannella e dei semi di chia. Ho frullato e versato in un bicchiere. Mi tiene sazia a lungo ed è anche molto molto buono. Ed infine la cena, un piatto che io adoro mangiare tantissimo in inverno e anche in autunno, ovvero i legumi, in questo caso lenticchie e ceci. Abbiamo semplicemente tagliato un pochino di cipolla, un pochino di carota e abbiamo messo poco olio. E poi abbiamo subito aggiunto i ceci lavati e un pochino di passata di pomodoro. Dopo 10 minuti circa abbiamo aggiunto anche le lenticchie e questo è stato il risultato, condito poi con un filo d'olio a crudo. Spero che questo Vuota in Tina Day vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto per qualche ricettina veloce ma anche sana. E noi ci vediamo nel prossimo video.